con Padre Pio dal santuario di Santa Maria delle Grazie, da uno dei matronei, luogo anche di preghiera di Padre Pio, perché qui Padre Pio si fermava per partecipare anche alla celebrazione eucaristica e proprio più avanti per pregare, un'oretta circa di preghiera. Poi da quel luogo si portava al coro della chiesetta antica per recitare l'Angelus con tutti i fedeli che erano presenti sul piazzale. Ecco, proprio in questo tragitto padre Eusebio Notte, nel suo libro Briciole di Storia, ci racconta un episodio proprio qui, questo lungo matroneo che porta alla chiesetta antica, al coro della chiesetta antica, incontrarono un ragazzo, Adelelmo. Si trattava del figlio dell'architetto Giuseppe Gentile, costruttore di questa bellissima chiesa. Beh, c'è da dire una cosa prima, il ragazzo si era affidato a padre Eusebio per far benedire, dice, scrive padre Eusebio, e baciare un crocifisso e poi per tenerlo a casa, in famiglia. Padre Eusebio lo ha tenuto per qualche ora, non lo ha fatto né benedire né baciare a padre Pio, lo ha benedetto lui e poi lo ha riconsegnato. Il problema avvenne dopo, perché il ragazzo, che aveva libero accesso a diverse parti del convento, incontrò padre Pio e padre Eusebio proprio in questo matroneo. Allora, in quel momento, padre Eusebio si avvicinò un attimo a padre Pio e disse: padre, c'è questo ragazzo che sicuramente ora le chiederà del suo crocifisso. Ecco, lei dica che lo ha benedetto, l'ho benedetto io al posto suo. Il ragazzo si avvicina, bacia la mano a padre Pio e poi dice: grazie padre per aver benedetto e baciato il mio crocifisso. E padre Pio dice: io non ho né benedetto e né baciato il tuo crocifisso, anzi non lo conosco neppure. Il ragazzo, che aveva ancora nella tasca il suo piccolo crocifisso, lo tirò fuori, lo fece vedere a padre Pio lo baciò e lo benedisse. Padre Eusebio e padre Pio continuarono il cammino per arrivare al coretto della chiesa. Nel frattempo padre Eusebio, possiamo immaginare, lui definisce quella situazione come una figura meschina, proprio usa queste parole padre Eusebio, possiamo immaginare l'imbarazzo. E poi, proprio quasi arrivati alla chiesa, al coro della chiesetta, dice: ma padre, poteva dire una piccola bugia al ragazzo, cioè è un ragazzino. E padre Pio di colpo si ferma, guarda padre Eusebio e gli dice: io di bugie non ne dico a nessuno. E poi continuarono il tragitto, padre Pio arrivò alla finestra del coro per recitare l'Angelus. Ecco, questo episodio ci fa capire innanzitutto qual è stato l'imbarazzo dello stesso padre Eusebio, ma che poi quella piccola bugia di padre Eusebio ebbe una serie di conseguenze, perché il ragazzo lo disse all'architetto, poi lo disse alla sua famiglia, poi ad altre persone, e padre Eusebio scrive: io me le meritavo tutte quelle conseguenze. Questo ci fa capire quanto grande era l'amore e soprattutto la sincerità e la lealtà di padre Pio. E poi padre Eusebio termina questo racconto dicendo: quel crocifisso diventò una vera e propria reliquia per la famiglia Gentile.